È uscito il nuovo mostro di casa DJI, il Matrice 350 RTK. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. 18 maggio 2023, nuovo prodotto di casa DJI, prodotto della linea Enterprise dei droni professionali, il Matrice 350. Capite bene che non è un drone inoffensivo, peso massimo al decollo che può arrivare anche a 9,2 kg, progettato per l'ambito professionale, sicurezza pubblica, ispezioni 2D 3D, fotogrammetria avanzata, controllo infrastrutture, operazioni di ricerca e soccorso, tanta roba, quindi stiamo parlando davvero di forze dell'ordine o professionisti di un certo livello. Solo un mese fa la DJI ha presentato un altro prodotto della linea Enterprise, sto parlando del DJI Inspire 3, vi lascio qui il video, quello più pensato per l'ambito cinematografico. Ma bando le ciance, andiamo sul mio Mac e scopriamo assieme le caratteristiche di questo mostro. Eccoci qui sul sito della DJI, DJI.com, e vediamo bene qui il nuovo prodotto di casa DJI, Matrice 350 RTK, lo slogan potenza per spingersi oltre. Vedremo che ci sono tantissimi miglioramenti rispetto alla versione precedente. Vi ricordo anche che la DJI è padrona del mercato con l'80-90% dei prodotti a livello droni venduti nel mondo, quindi fa quello che vuole, di sicuro non sta ferma. Abbiamo visto un sacco di prodotti consumer lanciati e abbiamo visto anche adesso nuovi prodotti a livello professionale. L'Enterprise sta proprio per la linea di droni professionali di casa DJI. È stato presentato un mesetto fa l'Inspire 3, un drone in quel caso più pensato per la cinematografia. Qui andiamo a vedere invece un drone più pensato per operazioni di ricerca o soccorso e non solo, protezione civile, ma cose davvero specializzate, oppure fotogrammetria di un certo tipo, ispezioni di un certo tipo, modelli 2D, modelli 3D, ma lo vedremo tra un attimo. Qui vediamo il nostro Matrice 350. Vediamo le principali caratteristiche. Per primo tempo di volo 55 minuti. Tempo che viene raggiunto grazie all'utilizzo di due batterie, sono batterie da 1,3 kg l'una. Perché così pesanti? Perché il drone è pesante, drone che può decollare con un peso massimo anche di 9 kg. Abbiamo la certificazione IP55, è una certificazione in merito alla resistenza alla pioggia e alla polvere. Non è permanente, poi lo andremo a vedere anche questo, è una certificazione data al tempo zero, nel momento in cui compriamo il drone, poi dipende come viene utilizzato, potrebbe perdere questa classificazione. La trasmissione, la nuova DJI Ocus Sync 3 Enterprise, quindi potenziata, 4 antenne fino a 20 km nell'FCC mode, che presenta potenze più importanti, più potenti, quindi potenze più potenti, gioco di parole, rispetto a quelle concesse qui nel mercato europeo, nella regione CE. In CE mode invece la distanza massima raggiungibile arriva fino agli 8 km. DJI RC Plus, lo stesso che può essere utilizzato con l'Inspire. Batterie, visto che costeranno un rene, 400 cicli di ricarica e ci stanno bene a indicarlo. Direzione e posizionamento direzionale, qui si sta parlando del rilevamento ostacoli in 6 direzioni. Avremo anche un sistema, lo vediamo adesso, in cui andiamo anche a rilevare i fili di una certa dimensione che non è specificata. Telecamera FPV, questa serve per il pilotaggio del drone, e ottima visione notturna
visione potenziata proprio per pilotare anche in condizioni di luce di scarsa luminosità. Importante, introduzione supporto multi-payload. Il payload è il carico che noi andiamo a mettere sul drone, per esempio le camere. Abbiamo la possibilità di abbinare due camere diverse, magari la camera principale oppure la camera termica abbinata alla camera zoom. Tra l'altro in quel caso possiamo anche dividere il nostro schermo e andare a vedere tutti e due i ritorni di immagine. Prestazioni di volo senza sforzo e potenti. Questo è dato proprio dai 55 minuti di batteria, dal fatto che possiamo decollare anche a un'altezza di 7000 metri sul livello del mare, velocità 12 metri al secondo, passiamo agli 80 all'ora, quindi 82,5 km orari. Il peso che possiamo caricare su questo drone è di 2,7 kg e temperatura di esercizio da meno 20 a 50 gradi centigradi. È la stessa temperatura di esercizio dell'RC Plus. Qui parlano dell'Hocus Track Enterprise, quindi sistema di trasmissione video con ritorno a triplo canale in tempo reale 1080p. Sia l'RC Plus che il nostro Matrice 350 hanno 4 antenne e quindi ci sarà un continuo switch sulle due antenne ottimizzate, quelle che lavorano meglio in funzione delle frequenze. Anche qui abbiamo l'introduzione della nuova frequenza di cui ho parlato in un video, la 5.2, che è stata introdotta in Europa. Tutti gli stati si devono adeguare dal giugno di quest'anno. Eccolo qua il fantastico RC Plus. Si sta parlando di un RC che permette la visione con anche illuminazione forte, perché il monitor da 7 pollici arriva fino a 1200 nit di luminosità. Viene anche fornito con una batteria esterna per arrivare a 6 ore di utilizzo, quindi ti copre tranquillamente una giornata di lavoro. Stiamo vedendo anche quanti tasti personalizzabili, l'abbiamo già visto quando abbiamo visto il DJI Inspire 3. Qui non fanno altro che parlare della sua resistenza, anche lui è certificato IP54, quindi resistente alla pioggia, resistente alla polvere. Capite bene che in cantieristica serve la resistenza. E poi fluidità grazie all'applicazione DJI Pilot 2 per i droni professionali di casa DJI, compreso l'Inspire, compreso il Mavic 3 Enterprise. Sono applicazioni diverse dalla DJI Fly, ovviamente, sono pensate anche per l'ambito fotogrammetrico e non solo, e poi per l'utilizzo delle camere termiche. Abbiamo un nuovo sistema di batteria aggiornato e questo che vedete con le rotelline è proprio il nuovo sistema che va anche a caricare le nostre batterie. Ce ne stanno molte, abbiamo visto nel video iniziale, d'altronde a livello professionale le batterie devono essere sempre cariche, ci stanno ancora bene ad indicare i 400 cicli di ricarica. La vedete qua la nuova stazione batteria, si chiama BS65, una stazione intelligente. Guardate, abbiamo l'opportunità di interfacciarci col nostro RC Plus e quindi vedere tutto lo stato di carica delle batterie, gestirle, portarle in storage per proteggerle e tanta roba. Maggiore sicurezza in volo, qui parliamo delle caratteristiche. Quello che stiamo vedendo è il radar CSM, che dicono andare a rilevare anche i cavi elettrici. Per quanto riguarda l'ispezione in ambito proprio di linea elettrica ad alta tensione, capite bene quanto possa servire. Rilevamento anche verso l'alto. Abbiamo poi il raggio di rilevamento effettivo del drone fino a 30 metri. Qui abbiamo il discorso binoculare, quindi lenti binoculari per il rilevamento ostacoli in 6 direzioni a 360 gradi. La telecamera FPV per la visione notturna, quindi per avere una migliore navigazione, volo quindi che risulta più sicuro anche quando la luce non è il massimo. E all'inizio abbiamo l'indicatore di blocco del braccio. Il Matrice, a differenza di altri droni della DJI, deve avere in fase di montaggio il blocco dei braccetti, e questo indicatore non è altro che una cosa in più a livello di sicurezza, che ci va a dire: occhio, non sono allineati i miei sensori sul braccetto, quindi il drone non può decollare, ti bloccano. Qui abbiamo i carichi utili, potenti, stiamo parlando delle camere principalmente. Il carico massimo abbiamo detto che è di 2,7 kg, qui abbiamo le serie di camere zoomuse della DJI. Partiamo dalla fotocamera zoom, fotocamera grandangolare,
fotocamera termica e telemetro laser. Passiamo all'H20N, sistema che può essere abbinato alle telecamere ibride a doppio zoom. Abbiamo la Zenmuse P1, la camera principale, con stabilizzazione cardanica su tre assi. Ovviamente questo è il top da un punto di vista fotogrammetria. L'avevamo vista anche in esterna quando ho fatto la prova con mio amico Federico Gotti, la prova di ricerca soccorso in cui il soccorso ero io, andatela a vedere e ve lo lascio nelle schede. Abbiamo poi la L1 che integra un nuovo modulo Livox LiDAR, un IMU ad alta precisione e una telecamera di mappatura, rilievi quindi 3D e 2D, anche questa l'abbiamo vista in esterna. Rimane sempre la possibilità di montare carichi utili, quindi camere di terze parti non della DJI, questa è una cosa importante. Funzionamento intelligente, queste sono le cose che può andare a fare questo drone, ragazzi, partendo da missioni waypoint, mappature sia 2D che 3D, coordinamento aria-terra nella protezione e soccorso, l'abbiamo visto, dove possiamo anche dare l'indicazione qualora troviamo un soccorso, una persona scomparsa, della sua posizione in tempo reale, GPS. Abbiamo poi l'ispezione di precisione automatizzata, sistema RTK vuol dire errore centimetrico grazie alle stazioni da terra o grazie alle stazioni che noi andiamo a implementare con le colonnine a terra. Capite bene che in certi ambiti noi dobbiamo lavorare davvero al centimetro e qui lo stiamo vedendo nelle immagini. Tutto il discorso accessori, ragazzi, e vediamo ancora altre caratteristiche del nostro DJI RC Plus. La DJI ci tiene molto con i suoi droni a livello professionale. Quando parla di crittografia dei dati, quindi sicurezza dei dati, abbiamo diverse modalità, addirittura abbiamo il tasto distruggi tutto, un po' in stile Mission Impossible, per cancellare con un solo tap tutti i dati del dispositivo. Comunque la DJI, vi ripeto, ci tiene, anche perché le missioni di volo vengono impostate da remoto e quindi abbiamo anche un sistema API Cloud di gestione dei backup e dei dati delle nostre missione. Vi ricordo anche che abbiamo un sistema di crittografia sul ritorno video che abbiamo tra drone e radiocomando. Prezzi, saranno altissimi. Se voi li sapete, fatemeli sapere. Scrivetemeli nei commenti, magari c'è qualche testata italiana che ne ha parlato. In merito alle specifiche, vediamo un qualcosina. Abbiamo le dimensioni da piegato, 43 cm circa, un cubotto, passo diagonale di 89,5 cm, senza batterie, il suo peso di 3,77 kg, con le due batterie passiamo a 6,47. Vi ho detto che il carico massimo è 2,7, questo porta il peso massimo al decollo a 9,2 kg. Vedete quello che vi accennavo, anche la nuova banda di frequenza in CMOD 5170-5250 è la nuova che tutti devono introdurre, quindi da un punto di vista di segnale questa è tanta roba, perché è comunque una banda pur sempre ristretta, ma è una banda in più. In merito alle velocità le abbiamo già viste, posizionamento RTK, guardate, davvero un centimetro di errore. E poi tutto quello che abbiamo già visto, sistema di navigazione satellitare, ecco, andiamo a vederlo, GPS, quindi costellazione americana, GLONASS russo, Beidou cinese, Galileo il nostro europeo. Le batterie non le ho viste, torniamo su, ecco, le vediamo qua in fondo, 5880 mAh, sono gli ion, di 1,35 kg ragazzi. Tempo di ricarica 60 minuti, per caricare completamente due batterie tra l'altro. Quindi circa 30 minuti invece per andare a una carica rapida dal 20 al 90%. Bene amici del tubo, abbiamo visto che questo è davvero un drone top. In merito al radar CSM di cui abbiamo parlato per il rilevamento degli ostacoli fino a 30 metri, anche dei fili, è un modulo da acquistare a parte. Volevo specificarlo. Nella giornata del 17 maggio la Nital ha anche presentato ai media il nuovo DJI Dock, è una casetta proprio per i droni matrice. Vi ricordo che la Nital è un importatore di prodotti DJI qui italiano. Questa casetta, come l'ho chiamata io, funziona principalmente da recovery e da ricarica del matrice. La presentazione è stata fatta, guardate, su un mezzo dei vigili del fuoco, pensata principalmente per il monitoraggio di luoghi sensibili.
È grande circa un metro quadrato, pesa poco meno di 105 kg, può essere gestita da remoto ovviamente, può lavorare H24. Avevamo visto qualcosa di simile anche alla Skydio, soprattutto in ambito industriale per monitoraggio a certi orari con anche video di zone tra virgolette da proteggere. Quindi ripeto, principalmente videosorveglianza, sicurezza. Proprio per questo motivo è dotata anche di una videocamera di sorveglianza con un FOV grandangolare, possibilità di inserire una scheda LTE, il discorso RTK per il posizionamento e anche un modulo di espansione per la possibilità che dà di gestione dei file multimediali. Questo video si conclude qui, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, ripeto per l'ennesima volta, la DJI non sta ferma né sul mercato consumer né tantomeno sul mercato professionale. DJI padrona. Lasciate un bel like, condividete il video, seguitemi sui miei social Facebook, Telegram e Instagram. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!